Tu ragazzo, gli dai forte. Eh? Avete allegra, mi sa che ha sfondite brutto. Bravo. Bravo. Dagli forte, eh. Dagli forte. Non fa mai mancare, se no se dà. Capito? Ora, è verità. È una verità, una grossa verità. Pure del mio duro. Trotù. Lei si calma. Perché tu sei uno stronzo, non mi vuoi più bene. Vieni qua. Tra. Ed è felice. Come ne sei dimagrito? Che ti fa il Vaticano? Stipula un contratto con un'azienda per la farina, per far pane. Con chi lo fa? Con l'olandese. La farina? Olandese? Ma ce ne hai i tulipani? Fa per pane profumato? No, no, c'ha una farina buona. Ah, è il grossista. Palidoro, Sicilia, Italia, siamo pieni, siamo pieni. Pensate un po', la Sicilia sotto Augusto era il granaio di Roma. Sotto Augusto, a Roma, pane e circense, gratis. No, no, ce l'hanno buona. E il grossista quanto va a fa? Al chilo. Un chilo di farina. Ah, signora, al dettaglio quanto vi è? Lei che fa la spesa. Al dettaglio, 1.000 lire al dettaglio, quindi lei va là dal suo armadio. Suo armadio, mi date un chilo di farina? Se c'è a bottega, se no va al supermercato, prende, mette giù, se guarda tutte le farine, le guarda, perché dice questa è meglio, sono tutte uguali, però lei... Sta 00. Al dettaglio 1.000 lire. Il grossista olandese, il grossista! 3.850 lire al chilo! Che me sfracello! Il sindaco di tutti i romani e pure dei milanesi, ma vaffanculo, gli volemo bene uguale. Ma che devo andare avanti? Hai pagato 30 sacchi e mi vuoi vedere morire, eh? Bastardo. Psycho, fermati. Vabbè, ho capito. Via, dice, pubblico romano 30 sacchi, ma perché te pianembolo? Ah, 30 sacchi, ma mori là! Là devi morire! Ah, qualcuno ha detto 33 capre vendita! Embolo e ischemia! Mori! Che pubblico romano, se tu telefoni un amico, oh, namo che devo andare, cioè, che famo? No, sto stanco, lasciami perdere, guarda, proprio non mi fa. Ma dai, no, venga piano, poi un sacco di gente, vai, ragazzi. Ah no, lasciami, ora è gratis. Famo tardi però, eh. So che ci sono gli omaggi, questi che ne hanno pagato un cazzo, chi siete? Vi voglio guardare in faccia, perché accendi tutto quanto,
c'hai? Ma ne fanno un culo così a questi qua. Ne vedo, sa? Sposto riservato. Signora, non gli dico niente a lei con sti capelli da Barbie. Questa camicetta rossa lei, sa, cambi perché non è tempo. Come va? Come andiamo? Tutto bene? Ha pagato? Mannaggia. Come va qua? Faccia piano lei che sta ripartica. Piano, venga qua. Tutto gratis qui, vero? È bello. Che è? Sgancia? Sganciato? Ma c'è un telefono che squilla. Ma siete pazzi? Spengetelo immediatamente, se no rispondo io, quello che va chiamato non vi richiamerà mai più per resto della vita. Vi avverto! I telefonini. Metti la vibrazione. Tutto gratis qua, Dio mio. Però mi avete dato soddisfazione. C'è una signora qua che io vorrei ringraziare personalmente. Signora Daniela Fei, che ha messo a disposizione. E questo bell'uomo qua, che è Paolino, hanno messo a disposizione questa splendida struttura, che è il Golden Circus. Un applauso a loro e la loro splendida, straordinaria carriera. Io la venivo a vedere, signor Orfei, quando ero bimbo, al circo, e c'era il numero, mi ricordo, vi vedete giù in fondo o vi creo problemi, se no risalgo? Che dite? Salgo? Ok, perfetto. Andavo al circo e succedeva questo, c'era il numero, non so se vi ricordate, del mangiatore di fuoco, delle spade straordinario, c'era questo signorone enorme, questo pezzo d'uomo che prendeva la spada enorme. E io stavo lì così. Una volta il 7 gennaio sono uscito. Era a Befana. Il 7 a sera. E c'era papà mio che era un figlio di operai. E io dicevo, papà, ma come fa quel signore? Si infila la spada tutta, poi arrivi da fuori e tutti che battevi le mani, e io, mio padre mi dice, quello non se fa niente, prima se ingoia il fodero, no? E io ci credevo, per zio della mignotta di mio padre, fino a 21 anni dicevo, quello non se fa niente, c'è il fodero, fa così. Uscivo con una ragazza e diceva, dica, ma vattene a fanculo. Andavo in bianco fino a... per dire... La via del mare, adesso hanno preso la decisione. Facciamo la via del mare adesso che arriva l'estate, la vietiamo alle moto e agli autocarri. Così uno si può... Fai i frontali solo con le macchine. Che almeno è par condicio. Una Panda, una Y, un Mercedes con una Jaguar. Non è che sento uno equilibrato di mente. Un equilibrato di mente che dice, la via del mare, la gente corre. L'85% degli incidenti che succedono in Italia è dovuto all'alta velocità. Poi c'è uso di stupefacenti, uso di alcol, distrazione, rispondo al telefonino, i telefonini che innescano quando... Cioè, il telefonino innesca, se tu vai sull'aeroplano, telefonino, innesca l'apertura dei serbatoi. Una volta facevano i dirottamenti con i Kalashnikov, adesso uno basta lì che va con cellulare, va dal comandante. Mi porti Olululu o ti faccio un'interurbana a mia nonna, so cazzi tua? Dimote, c'ho mi nonna in linea, te la passo? Belle de nan, va cazzata!
telefono tu. Dopo una giornata di lavoro, vuoi chiamare tua moglie? Dice, ma adesso vado a casa, la chiamo. Amore, prepara la pasta, va. Innesca l'airbag e ti sfracelli al dente sul primo tiglio che incontri. Non sento una persona equilibrata, di mente, che magari è anche un po' ambiziosa e dice, la via del mare, visto che la gente tanto ci corre, perché la gente ci corre, lo vediamo tutti, e se sfragiamo, è la seconda strada più pericolosa d'Italia. Vuole sapere qual è la prima? È la superstrada di Cagliari. Perché non facciamo Anda e Rianda? Questo è un progetto politico. No, uno, leviamo le moto e gli autocarri. Ma che cazzo stai a dì? Che stai a dì? Fa la doppio senso. E poi, scusi signora, mi perdoni, c'è stato un senatore di Forza Italia, lo devo dire, perché non è perché uno l'ha detto, lui, io dico, ha detto, adesso ai pirati della strada, che adesso andiamo incontro all'estate, adesso i pirati, lo scorso anno ci sono stati 3.600 morti sulle autostrade dal 2 luglio al 2 settembre. Una guerra. Sono i dati di una guerra. Sono i morti di Belgrado durante la guerra civile. Te rendi conto? Te rendi conto? Ecco. Allora, a uno che va a 2.20 ha detto adesso gli diamo 15 anni di reclusione, giusto? È giusto o no? Ognuno dice la sua, è giusto che vogliamo darsi 15 anni di reclusione a un pirata della strada? Vi sembrano pochi, vi sembrano tanti, vi sembrano troppo pochi? Esprimetevi! No? No? Pochi? No? Perfetto, perfetto. Abbassiamo la quota reclusiva, come cazzo si dice? 5? Va bene? E alle case automobilistiche che fanno motori che vanno a 220, che gli facciamo? Che cosa gli facciamo a una casa automobilistica che il motore va a 220? Cosa gli fai? Non è l'airbag che ti salva la vita! Non è l'airbag che ti salva la vita! Metti un congegno, mettici un pisello in fibra di carbonio sotto al sedile, che quando passi 31 ti si conficca! Col cazzo che corri, forse vedremo solo Renato Zero che si... Ah! Ciao Bozza! E i gazzelle dei carabinieri, fermete! E PM! Sono matto. Cosa devi dire? Ci sono i fuochi. Ma a Roma inizia ad essere festa. Oh, andiamo a casa, arcici, ai casi. Ah, tutti i giorni a mangiare e bere. Ah. E questa città è una città che romanizza. Così come un romano che va fuori contamina chi sta intorno. Il romano che va fuori, se un milanese viene a Roma, dopo due giorni si romanizza. Se un romano va a lavorare a Milano, i milanesi, i colleghi del lavoro, dopo, oh, che cazzo fai, andiamo a mangiare, che cazzo ci frega, oh, che stai qui al computer, andiamo tutti a mangiare, che se famo la cascella ascolta dito, che cazzo. Allora, i fatti reali hanno superato qualsiasi tipo di fantasia. L'ultimo concorso dei vigili urbani a Roma, che hanno fatto al Maracanà de Rio. Perché per 200 posti 22 milioni di italiani, come se il posto fisso fosse la manna dal cielo. Dio mio, la rovina per un uomo è l'eroina e il posto statale ti disintegra l'anima. Viaggia, vai a fanculo, guarda il mondo, vai con paro da ciabatte a fanculo. L'ultimo concorso vigili urbani a Roma hanno assunto 300 vigili urbani con precedenti penali. Poi sono a Colombo, mi fermi e mi chiedi dove...